Il giorno 5 dicembre 2005, in cui io mi misi in croce a Pescara, alle sbarre della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, fu una profezia in se stessa di cosa sarebbe successo praticamente nella stessa data, ma non a quel missionario non riconosciuto da nessuno e presente in Romano, ma a un missionario doc, esattamente 2 mesi dopo, ossia non il 5-12, ma il 5-2 dell'anno successivo, l'1 del 12 spostato come l'1 aggiunto all'anno 2005. Perché che cosa successe il 5-2-2006? In una chiesa di Turchia, Santoro, missionario, stava pregando. Entrò un giovane dalla fede acerba e lo freddò. Questo fu quello che accadde esattamente 2 mesi prima a me, prodotto per mano della fede acerba dei sacerdoti di quella chiesa intitolata al Sacro Cuore di Gesù. Il Sacro Cuore di Gesù è un cuore che ha pena, ha pietà per quanto accada all'uomo. Ma quando fu riferito a quei sacerdoti che un povero Cristo si era messo in croce come se fosse il Cristo al cancello della chiesa, furono tanto inorriditi che non fecero quello che dovevano fare se avessero avuto una fede matura. Si comportarono con la fede acerba di chi, invece di capire le ragioni altrui e condividerle e mettersi nei panni di un povero Cristo che è indotto a fare una cosa del genere per cercare di aiutarlo, no, usarono il ditino per chiamare la polizia e farlo fuori. Quel gesto che fecero con il ditino quando girarono la ruota dell'orologio o picchiettarono sui numeri per chiamare la polizia, fu quel dito che quell'acerbo arabo aveva attivato per il grilletto che sparasse al Santoro, perché questo Santoro era veramente niente altro che il segno di un santo ro, quel ro che esiste in me, romano, chi ro quando le mani sono due, Cristo. Ma come è difficile riconoscere chi sta veramente pregando il Cristo e si sta mettendo nelle condizioni del Cristo e fa della croce del Cristo la sua croce personale. Di fronte a questo tentativo umano di mettersi nei panni di Cristo, dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù non attivano il dito per aiutarlo, questo povero santo romano. No, attivano il ditino e, come un grilletto, fanno fuori il povero santoro. Quando questo si vede in un missionario della Chiesa,
riconosciuto perché è un vero missionario, allora capiscono tutti. Perfino il Papa si muoverà. Mesi dopo, quando, saputo che il povero Santoro aveva scritto al Papa dicendo: Santità, che vantaggio avremmo noi pochi, quattro gatti qui in Turchia, se lei venisse a trovarci. Di fronte a questo Santoro morto martire mentre pregava, il Papa si sarebbe mosso. Sarebbe stato l'11 del mese, no, in una data, il 28 del giorno 11, ma 11, vedete, è anche un 2, il 28-2, io mi misi in croce a Milano, decidendo di fallire, nel 1988, ma io, coinvolto nel mio incidente, sono stato poi accusato dalla compagnia di assicurazione e le parti in causa sono state chiarissime. L'avvocato accusatore si chiamava Carnelli, come il sacerdote della Chiesa che si era opposto alla enciclica del Papa e che mi aveva dato addosso. Il mio avvocato difensore si chiamava Papa. Ebbene, il giorno 28 di novembre, il giorno in cui il Papa si recherà a far la visita di appello per l'appello del Santoro, sarà il giorno in cui io stesso avrò l'appello in questo processo tra il Carnelli da una parte e il Papa dall'altra. Queste concomitanze sono segni profetici validi per se stessi. Tutta questa storia è stata figurata come il confronto tra il Papa e un sacerdote non capace di capire le sue profonde ragioni. Questo sacerdote mi avrebbe fatto da avvocato accusatore e ora, nella causa intentata contro di me, io avevo come avvocato accusatore Carnelli. Il mio avvocato difensore era Papa e era stato fissato l'appello per il giorno 28 di novembre e in quel giorno, proprio in quel giorno, il Papa correva all'appello di Santoro, questo santo Ro morto martire, a esprimere quel Dio santo in Ro che si mette in croce per dare la risposta al Papa e dirgli: attenzione, stanno per scadere i termini dei 7 anni interi di vacche grasse ancora che ci sono, perché ci sarà l'Apocalisse, ci saranno le vacche magre, perdiamo questi 7 anni? E gli anni furono perduti. Per quale motivo? Perché un altro si mise al posto del Papa a decidere che le richieste fatte da me, come dalla pecorella smarrita che chiamava il buon pastore per accoglierla, non dovevano essere accolte dal buon pastore. Il buon pastore, per quest'altro, Satana, che decideva al posto suo, non si può occupare delle pecorelle, ma nemmeno se Dio per 3 volte ordina a Pietro: pasci tu le mie pecorelle se mi ami più di costoro. Vangelo di Giovanni 21,
e attuazione del Vangelo che sta accadendo proprio in questo periodo. Subito dopo c'è un'altra profezia che io faccio, perché si approssimano esattamente 2500 giorni dal giorno dell'Apocalisse. E io dico, qui questo numero indica la presenza, perché 25 è un quarto del 100, è la presenza piena. Siamo di fronte alla presenza piena ora di lotte di religione. Quella lotta che il 5 di febbraio è stata fatta solo da un fedele che ragionava con la sua fede acerba, ora sarà fatta da tutto il popolo contro la fede in Cristo. Ebbene, che cosa successe in quella data precisa che devo leggere, perché io non mi ricordo qual era questa data precisa in cui io profetizzai questo. Era il 17 febbraio 2006. Bene, quello che era stato un episodio limitato relativo all'uccisione del Santoro diventa ora agitazione di un intero popolo contro la Chiesa di Roma, perché sono incendiate chiese cattoliche e uccisi credenti in Libia per la protesta fatta dal ministro Calderoli, che aveva suscitato tutto ciò nell'Islam. Come vedete, le profezie e i gesti stessi che io compio si trasformano poi in atti profetici di per se stessi. Con il mio gesto io sono stato profeta di quanto è accaduto 2 mesi esatti dopo al Santoro, perché io sono il Santoro, io sono il Chi-Ro del Cristo presente in questo imbecille che è la faccia che state vedendo, perché è un semplice e puro personaggio che di per sé non conta nulla, perché l'unica cosa che conta in questo ricettacolo è chi è in lui. Dio Padre, Dio Spirito Santo, con la presenza del Figlio Gesù, non certo incarnato in me, perché Gesù fu incarnato 2000 anni or sono nel corpo di Gesù Cristo. Un fantoccio il suo corpo, come è un fantoccio il mio. Anche Gesù era il ricettacolo di Dio nella parte del Figlio di Dio, come io sono il ricettacolo di Dio Padre e Spirito Santo in questo fantoccio che state vedendo voi con la mia faccia, e che, se la considerate con attenzione, è la stessa che vi si mostra con la Sacra Sindone.